10 del mattino e mi scoppia la testa come se avessi bevuto una botte di vino o fossi stata la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto, si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le 7, apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette. La stanza è piena di animali, sembrano zanzare, grosse come i cani, ma almeno i cani non sanno volare. Forse qualcuno mi sente, qualche vecchio amico mi sente, provo ad urlare così forte, almeno mi sentissi tu. Che giorno è? Oggi è un fatto normale, se ne vedono tanti piantati in fila che sembrano alberi di Natale. Puoi spostando il cannocchiale, puoi dare un nome alle stelle, puoi giocare con tutto e con niente, puoi giocarti anche la pelle, ma qualcosa ci manca e quel qualcosa ci stanca. Ci stanca avere tutte queste cose che ci mancano se non le abbiamo più. Incontri la gente, si annoia, la noia è una congiura, ma poi vedi come vivono in fretta, forse la noia è soltanto paura. Una paura che offende, che ogni mattina ci prende, la paura di essere ciccia da contare e che la vita non cambi più. Che ha ehi, 83, sei lì come uno specchio, ci fai sentire diversi, nessuno sa il perché, né meglio né peggio, ma tutti quanti, per fini più tristi, aspettiamo di svegliarci insieme, di guardarci, di toccarci, di guardarci come se non ci fossimo mai visti. È proprio te, questa notte in piazza, sulle spalle di nessuno sarai un re.
niente bombardamenti. Thank you.